nostra cultura anche in un altro paese e magari avendo la possibilità anche di abbracciare la cultura. L'Unione Europea non solo ci permette quindi di essere fieri cittadini italiani, ma anche fieri europei per sentirci parte di una storia comune di questo grandissimo continente. È giusto crescere nuove generazioni avvicinando al possibile più tardi possibile, tenendo sempre lo sguardo rivolto verso il futuro, di cui possiamo ancora essere padroni. Al contrario di quello che voi dite, l'Erasmus fa proprio parte di questa cosa, cioè dell'importanza di essere proiettati in avanti piuttosto di tornare indietro. Crediamo fortemente che all'uscita dell'Italia dall'Unione Europea si attuerebbe una forte rivoluzione del pensiero moderno e dell'uomo stesso, che va valorizzato per le sue potenzialità, come l'Unione Europea da sempre ci spinge a fare. Varrebbe quindi, secondo voi, la pena di sbarrare porte per evitare flussi migratori, rischiando così di limitare allo stesso modo anche occasioni di giovani che cercano un lavoro o un'università in un paese diverso? Non vogliamo di certo rischiare di mettere a repentaglio tutto questo in più attraverso un referendum, come è successo nel Regno Unito, dove l'83% degli ultrasessantenni hanno determinato l'uscita. Lasciate decidere per noi, gente, che del nostro futuro non farà parte da un grandissimo senso di impotenza, che è largamente in contrasto con i valori che da sempre l'Unione Europea ci ha insegnato. Quindi, se crediamo veramente che uscire dall'Unione Europea sia veramente sbagliato, ciò non toglie che essa abbia dei limiti e difetti, come hanno detto la risposta avversaria. Certo, non lo mettiamo in dubbio, però non riteniamo di certo che sia con l'uscita dell'Unione Europea una parte dell'Italia che si risolveranno. Infatti, se rivolgiamo il nostro sguardo verso il Regno Unito, che ha appunto terminato questa scelta, vediamo che ciò non ha portato nessuna conseguenza. Il Regno Unito infatti attualmente è fermo, sta addirittura faticando per cercare una soluzione alternativa all'appoggio dell'Unione Europea. Per concludere, crediamo che solo attraverso la cooperazione, gli sforzi e la passione riusciremo a superare un periodo